Le storie dell'uomo che cucina. Un'idea di Dario Albertini. Le storie dell'uomo che cucina. Eccoci qui su Caffè Italia ancora una volta con Dario Albertini. Facciamo ancora un pezzo di strada, anche se per fare un pezzo di strada dovremo attraversare il mare questa volta. Provate a pensare, in Sicilia siamo già stati un paio di volte, se non tre, fra la prima e la seconda stagione delle nostre storie. Allora dove andremo? Vediamo dove non siamo ancora stati. Non siamo stati in Molise quest'anno, quest'anno non siamo stati nemmeno in Umbria. Abbiamo sfiorato la Val d'Aosta, ma non siamo stati per niente in Sardegna. E qui ci si spalanca davvero un mondo. E ogni qualvolta ci si spalanca un mondo nuovo, siamo alle prese con la enorme difficoltà di dare visibilità a tutto ciò che una determinata regione può offrire. E non è sempre così facile, perché il nostro paese, ricco di tradizioni, pensiamo a quella agricolo-pastorale, pensiamo alla pesca, da sempre ha conosciuto moltissime dominazioni. Tantissimi popoli sono passati dalle nostre regioni, alcuni vi ci si sono fermati anche a lungo e hanno lasciato traccia della loro presenza. Provate a pensare alla Sardegna, isola grandissima, al centro del Mediterraneo. Cosa ha intorno? Il mare? Sì, lo so, però a pochissime miglia c'è la Corsica a nord, non lontano a ovest c'è la Spagna, non lontano a sud c'è la Tunisia. Se guardiamo verso est c'è Pisa, Livorno, e a nord-est c'è Genova. Abbiamo enumerato dei territori, dei paesi, delle città che hanno tutti a che vedere con la Sardegna e con la sua tradizione enogastronomica. Con quella tradizione antica, agricolo-pastorale, ma anche tradizione di pescatori, tradizioni che le zone impervie, alcune in particolare, pensiamo al Supramonte, isolate sì, ma che grazie al loro isolamento hanno potuto tenere strette le tradizioni e conservarle così come sono da sempre. Parliamo di cucina? Beh, la cucina sarda è davvero ottima, ha caratteristiche mediterranee e, l'avete già capito, affonda le sue radici in una storia davvero millenaria. È una cucina varia, molto varia, perché è di mare, soprattutto Cagliari, la cucina cagliaritana è di mare. Ma è anche una cucina di terra, quella dell'entroterra, quella di alcune zone che, dicevo, sono così difficili da raggiungere. Una cucina un po' semplice e un po' complessa. Una cucina di terra, dicevo, perché la terra qui è sempre stata generosa grazie al clima mediterraneo così mite. Terra generosa che da sempre fornisce materie prime uniche e genuine. Genuinità, tradizioni, alle quali si è aggiunto lo zampino, fatemi dire così, dei Fenici, dei Punici, dei Romani. Ho citato Genova, quindi dei genovesi, ho citato Pisa, quindi dei pisani, dei catalani. Andiamo ad Alghero, proviamo ad ascoltare la lingua che si parla ad Alghero, è chiaramente contaminata dalla lingua catalana, gli spagnoli e anche i piemontesi. Tanti prodotti tipici. Una cucina
quotidianamente povera che poi, come è normale, fin dalla notte dei tempi trionfa nei momenti solenni e nei momenti di convivialità. La conformazione geografica della Sardegna è molto particolare. Difficile durante una vacanza conoscerla tutta, più facile sentir parlare delle sue prelibatezze. Ecco che spesso associamo la Sardegna ai suoi piatti e ai suoi vini più conosciuti. Allora, quante volte avete sentito parlare del maialino da latte arrosto, il cosiddetto porcetto? Quante volte anche in un bar di città avete sentito qualcuno mi porta un mirto, il famoso mirto di Sardegna, un liquore? Quante volte avete sentito parlare, se non avete avuto ancora modo di gustarlo, e io vi invito a centellinarlo, del Cannonau, il vino Cannonau, un'eccellenza di questo territorio. Solitamente noi sentiamo parlare quindi di poche cose. Per esempio, molti anni fa ebbi modo di assaggiare, non in Sardegna, ma in una trattoria fuori Milano, i culurgiones. Cosa sono i culurgiones? I culurgiones sono dei ravioli di patate. Ce ne sono varie versioni, quella tipica è quella dell'ogliastra, che ecco perché di patate, che racchiude, un raviolo che racchiude proprio un ripieno a base di patate, aglio, menta, pecorino freschissimo, il tutto poi condito con del sugo di pomodoro fresco e ancora una spolverata di pecorino. Un sapore particolare, un perfetto connubio, il gusto delicato del ripieno di patate e formaggio che si sposa, sì, è davvero uno sposalizio con la salsa. Molti di voi li conosceranno come gnocchetti sardi, ma in sardo si chiamano malloreddus. Non lo so dire alla sarda, ovviamente, se non leggendo questo nome che suona buono già così, così come è scritto. Sì, in continente li conosciamo come gnocchetti sardi, è una pasta prodotta, preparata con semola di grano duro e, secondo la tradizione, aromatizzata allo zafferano. Quando leggete gnocchetti sardi sulle confezioni di pasta di semola, quale che sia il marchio, hanno la forma dei malloreddus, degli gnocchetti sardi, ma non sono gnocchetti sardi originali. Perché? Perché lì è solo la forma che richiama quella dei malloreddus, manca completamente lo zafferano, quindi occhio. Vengono conditi con sugo di salsiccia, almeno secondo la tradizione campidanese. Siamo nella zona di Cagliari, però si consumano in tutta l'isola, magari anche assumendo delle denominazioni diverse. Sì, cambia il nome, ma i malloreddus sono sempre loro. In provincia di Sassari, ad esempio, si chiamano anche cigiones, nella zona di Nuoro cravaos. Insomma, ce ne sono diverse le denominazioni. Intanto il tempo corre e conferma quello che dicevo prima. Siamo andati in Sardegna, ma non ce la faremo a parlare di tutto, perché dobbiamo parlare anche della cucina di mare. È un piatto tipico, è la burrida. Suona spagnolo, La burrida è a base di pesce gattuccio. Il gattuccio è un piccolo squalo che si pesca abitualmente nei nostri mari. Come è condito con olio, aceto, aglio, noci, spezie. È un piatto dalla consistenza
tenerissima e dal gusto molto particolare, perché c'è questa salsina agrodolce, cremosa, molto saporita, che ne fa un piatto davvero di eccellenza. Altro piatto tipico della cucina marinara sarda sono gli anemoni di mare, le orziades, che vengono pescate, passate nella semola e quindi fritte. Ma gli anemoni non sono urticanti? Sì, però una volta cotti non pungono più. Un po' come le ortiche. Avete mai mangiato, soprattutto in Nord Italia, il risotto alle ortiche? Beh, a volte si dice, come si fa a mangiare l'ortica? L'ortica, una volta bollita, non è più urticante ed è gustosissima. La stessa cosa vale per gli orziades, gli anemoni di mare, così come vengono preparati in Sardegna. Come non citare il pane carasau, ed è una delle ultime cose di cui possiamo parlare. Come non citarlo? Fogli croccanti, è una sfoglia, l'avete presente il pane carasau? È basso, è croccante, perché? Perché è un pane non umido, perché si deve poter conservare. Si può consumare così oppure sovrapposto a strati e condito con strati di sugo, di pomodoro ovviamente, e pecorino stagionato. Insomma, ce n'è. Poi si può anche bagnare con un brodo di pecora caldo. L'ingegno non è mai mancato ai sardi, ragione per cui potete assaggiare delle cose secondo la ricetta che magari trovate in rete su uno dei tanti blog, poi andare in Sardegna e vedervela offerta in un modo assolutamente sconosciuto, che sicuramente vi incuriosirà e vi piacerà. Abbiamo parlato del vino, il Cannonau. Non vi posso dire molto, vi dico solo di assaggiarlo, così come vi invito ad assaggiare i tantissimi dolci. Io ve ne cito alcuni: le pardulas, i candelaus, le sabadas, le papassinas, aspettate che questo è difficile, papassinas, e isguefus. Io vi ho dato dei nomi, alcuni di questi dolci li ho assaggiati, altri mai sentiti, alcuni sentiti e non ancora gustati, appena sognati, perché la cucina sarda è veramente da sognare prima e da gustare dopo. Mi sono scusato all'inizio, torno a farlo con gli amici che ci ascoltano dalla Sardegna. Non bastano 15 minuti per raccontare la cucina di Cagliari, di Alghero, di Sassari, di Nuoro, di Olbia, di Carloforte. No, non basta assolutamente. Sicuramente dedicheremo altre puntate, non più così realizzate a volo di gabbiano. Potremmo pensare ad esempio a dedicare una delle storie dell'uomo che cucina a un menù. Cosa ne dite? Un menù sulla cucina sarda, così mi farò perdonare tanto dai sardi quanto dai non sardi che magari sono lì fra voi e che dicono ancora, vogliamo sapere di più. Le storie dell'uomo che cucina su Caffè Italia con Dario Albertini. Ogni settimana un nuovo episodio, come sempre dico, per raccontarvi storie che aprano orizzonti, ma soprattutto la panza. Buon appetito! Le storie dell'uomo che cucina. Un'idea di Dario Albertini.